Ciao a tutti, oggi è mercoledì 28 giugno 2023. Siamo nella vigna, abbiamo il mio cane qua, la Veronica che mi sta mangiando i lamponi. La vedete anche voi, eh? Così se devo porgere denuncia siete i miei testimoni. E volevo dare un'occhiata agli innesti. Gli innesti seminegliosi fatti qua nel vigneto, con le varietà che mi aveva mandato il buon Teresio, e ne ho fatti un boh, le varietà erano 20, ne ho fatti circa 2 o 3 per varietà, quindi ne ho fatti un 60-70. Alcuni sono ancora fermi, vedete? Vedete l'innesto. Altri sono già partiti, ho visto. E dopo non so se prenderanno tutti, vedete qua, ci sono le gemme ancora un po' chiuse. Questo qua vedete forse si sta muovendo. Allora, questi qua li ho fatti un po' dove ho trovato dei capofrutti su un filare di lambrusco. Non li ho fatti direttamente sul portainnesto, quindi faticano un po' a partire. Mentre quelli che avevo fatto anche il video di quando l'ho fatto, che trovate qui sul canale. Vedete questo qua, tipo, non mi ricordo se questo qua ho fatto il video quella là. Vedete, questo qua tipo è già partito. Li vedete che c'hanno già, vedete questo. Vedete che bel germoglio. E adesso cosa farò? Adesso domani vengo qui e rifilo tipo qua la vite e questo qua lo fisso bene, in modo che così lo allevo, perché adesso qua ho lasciato ancora tutta. Questo qua vedete è un portainnesto di vite americana, c'è una vite una volta, vedete qua c'è una vite principale, qui ce n'è un'altra seccata, ricacciato, l'ho potato e ho innestato sui ricacci dell'anno, vedete. E adesso questo qua sta gonfiando, questo qua non si capisce. E poi ce ne sono certi che sono un po' più belli, certi un po' brutti, però alla fine la tecnica, come avevo già visto su YouTube, che ci sono diversi che l'hanno fatta, se cercate innesto seminegnoso della vite trovate tutti i vari video. E anche questo qua vedete che bello. Poi certi non si muovono, poi dipende chiaramente dalle marze, dipende dall'innestatore, da tanti fattori. Comunque io ho visto che l'ideale è fare un bel spacco bello lungo come questo, poi dopo chiudete con la pellicola o il body tape o il parafilm credo che sia il migliore. Poi vedete che sta già facendo il callo qua. L'importante è che sia bello chiuso, che ci sia, resti l'umidità. Poi appena cresce bene lo andiamo, questo qua è il body tape, quello cinese di AliExpress, che è tipo il poli, non mi ricordo come si chiama, credo che sia polietilene, tipo quello che viene utilizzato in cucina, la pellicola, via. Dopo la tagliamo qua che si apre. E ho messo tutti i cartellini, ogni varietà, con i numeri. Questi qua li ho punzonati. E vedete, questi qua non è partito niente. Però ho visto l'altro giorno, ho fatto un giro giù di qua ce n'erano di quelli belli, c'erano di quelli che erano già partiti bene. Adesso vediamo un po' se li troviamo. Questo qua no, ce n'era uno che sarà già, era già, questo qua si sta muovendo adesso. E poi dov'è che ne ho visto uno bello che volevo farvelo vedere, che è già molto, questo qua, questo qua vedete è stato innestato qui, è cresciuto, c'è un bel germoglio. E suo fratello qui non si è ancora aperto. Dipende veramente da tanti fattori. Questo qua sta uscendo adesso, anche se è passato un mese. Questo qua sta partendo e bisogna un attimo di pazienza. Poi chiaro, appena partono
qua ci do una bella sfoltita e cerco di allevare questi. L'ideale, come dicevo, è innestarli su dei porti innesti giovani, piccolini, eccetera, e per essere sicuri. Qua non si è mosso niente, qua neanche questo qua di dietro, niente. Comunque la tecnica funziona, ve la consiglio. Quindi se dovete innestare delle viti e avete dei ricacci di porta innesto, o altrimenti potete farvi le talee, prendete della vita americana, tipo, o un po', o se avete dei porta innesti che ha ricacciato, o altrimenti le vite americane, li mettete in terra, non in terra, infatti dei bidoncini, tipo come trovate nel canale il modo di fare, la modalità di fare talle dei fichi, li mettete tutti in piedi e le talle vengono benissimo di viti. Adesso vi faccio un dettaglio delle mie talle, delle talle che sto facendo con le mazze che mi sono avanzate. Ho fatto delle talee tutte divise nei bidoncini di vite, perché per non perdere le varietà, e dopo vedrò bene come fare. Per adesso le lascio nei bidoncini, poi inizio primavera prossima le metto nei vasi, magari ci prelevo le mazze. Adesso valuto bene come fare il tutto. Adesso vi faccio vedere le talee come procedono. Allora, le talee le ho messe in questi bidoncini qua, quelli dell'acqua che in azienda devono smaltire, e li ho tagliati come al solito, tagliati, messo del film estensibile, e poi ho messo del terriccio, eccetera, e vedete, e poi ho diviso tutte le varietà, ho messo i divisori dove ne ho messe due o tre, e poi ho fatto un bellissimo tappo antilumaca, perché sennò vanno dentro, mi mangiano giù tutto. Vedete anche queste, vedete, adesso vi faccio vedere anche queste qui, ne sono circa una ventina, queste qua sono delle rose che ha fatto la Veronica, queste qui sono altre talee qua di vite, questo qua ci sono sempre questi bellissimi tappi, alcune si sono già mosse, alcune no, però sono abbastanza belle. Adesso pian pianino verranno tutte. Di solito le viti basta tenerle un attimo bagnate, non c'è mica grosso problema. Ce le ho qui sotto il nocciolo, dove c'ho anche i vari ortaggi in semenza, ho fatto dei cassoni per tenere i semi, eccetera, e non ho nient'altro a farvi vedere, giusto per aggiornarvi sugli innesti delle viti e sul taleaggio delle mazze che mi sono rimaste. Quindi vi saluto, se avete qualcosa da chiedere scrivetevi pure al gruppo Telegram, dove trovate i vari topic, tra cui anche quello che riguarda la riproduzione delle viti, innesti, eccetera. Altrimenti commentate sotto al video e vi saluto, grazie mille e alla prossima. Ciao, ciao, ciao.